Benvenuti su RetroFixer. Oggi andiamo a vedere questo bel pacchetto che dovrebbe contenere ben due drive 1541 e andiamo a vedere in che stato sono perché sinceramente non me lo ricordo. Tutto dopo la sigla. Questo video è sponsorizzato da PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Date un occhio sul loro sito perché PCBWay non produce solo PCB, ma fa anche stampa 3D, lavorazioni con CNC e altre cose interessanti come PCB flessibili o quelli avanzati. La produzione generalmente per i PCB è di 24 ore, ci sono diverse opzioni per la spedizione, da quella più veloce a quella più economica, e i PCB partono da 5 dollari per 10 pezzi. Nell'episodio precedente abbiamo visto questi due drive 1541, ora andiamo a vedere il 1541-2 che, come anticipato, ha un difetto un po' particolare. Ecco ragazzi, il secondo drive esteticamente è abbastanza messo maluccio. Vediamo cosa fa questo. Non c'è niente che suona, ok. Accendiamo. Si è acceso e si è resettato correttamente. È partito da solo. È ripartito da solo, non ho fatto in tempo nemmeno a spegnerlo. Ok, si accende, si spegne. Vediamo se riparte. Però appena tocco l'interruttore, parte. Sì, probabilmente l'interruttore fa. Adesso rimane acceso fisso, però appena lo tocco. Vabbè, vediamo. Diamo magari anche una pulita a questo interruttore, se fosse un pochino rovinato o è solo un caso, eh. Ecco qua il nostro drive, questo però per arrivare alla scheda dobbiamo togliere la meccanica che sta sopra. Qui manca un po' di viti, ne abbiamo solo due, una di qua e una di là, ce ne dovevano essere quattro. Eccole qua. È un po' sporchetta, ma niente di che. Anche sotto un po' sporca, però ora gli diamo una pulita, ma non è quello il problema. Qui abbiamo già una ROM su zoccolo. Allora ragazzi, questa scheda è un po' particolare perché funziona, l'ho provata con il suo drive collegato, legge, quindi il drive funziona bene, solo che a volte o rimane con la luce fissa e il disco gira sempre, oppure parte da sola, ma raramente parte da sola, eh. Ogni tanto mi è capitato toccando qua, ma qui non ci sono problemi. Poi magari possiamo riguardare un po' anche le saldature perché l'ho disossidato e niente, quindi non era proprio quello il problema. Però ogni tanto quando lo accendiamo rimane acceso. Andiamo a vedere se quando fa questo scherzo c'è qualcosa che non va, se magari il processore non si resetta. Vediamo un po' la linea qua del motore, sta sul connettore 4 oppure lo troviamo su U13 al pin 11. Vediamo un po' al pin 11, 9, 10 e 11. E il livello più o meno è basso. Ok, livello basso, motore gira. Qui abbiamo 4 volte 3, quindi il segnale è alto, quindi va bene. Il reset ci sta. L'ingresso è sul pin 6 e deve essere alto. Vediamo un po', perché questo è una serie di transistor.
Quindi abbiamo detto che l'11 era alto, anzi basso l'11, ok. 9, 10, 11, eccolo qua basso. Quindi al pin numero 6 dovrei trovare un segnale alto. Questo era 9, 8, 7, 6. Eh sì, 2 volte 2, quindi per lui 2 volte 2, 2 volte 2 è alto. Ora che si resetta invece correttamente, qui abbiamo 0 volte, quindi il problema non sta sicuramente qui, è da vedere o da qui o prima, perché è esattamente qui che abbiamo comunque 2 volte e questo è il pin 13, che sarebbe l'ingresso che viene pilotato dal 6522 U8, eccolo qua. Quindi è probabile che il difetto sia qui, perché dopo non c'è nulla. Vediamo. Ora vedi, ora funziona e ora non funziona più. Abbiamo quasi un 50% delle volte che va e non va, però il segnale qui è tutto ok. Qui pure, perché questo è un input che lo riceve da lui, quindi secondo me il problema sta qui. Non credo che sia qualcosina ancora prima, eh? Adesso vediamo, verifichiamo se intanto il processore è partito e sta facendo qualcosa, così per escludere che non sia ancora chi lo pilota. 6522, 6522, eccolo qua. Abbiamo detto che qui il nostro pin di reset c'è. Ora vediamo un attimo se adesso sta comunicando con gli ingressi a 0 che stanno al pin 9. C'è attività, 10 c'è attività. Mm-hmm. 9, 10, 11, non c'è nulla, nulla, tutto alto. Qui potrebbe essere anche un problema a questo punto di processore. Perché qui un po' di segnali li abbiamo, poi dopo basta. Lui non sta andando avanti con i segnali, quindi il problema potrebbe essere il processore o alla peggio questa ROM qua, ma non credo, eh. A questo punto non darei la colpa a lui. Vediamo se invece quando parte è tutto ok. Ora, ok, è partito. Al pin 9, ok, abbiamo attività, però come si vede, ora c'è attività. Prima invece era un segnale sempre uguale, quindi non c'era attività. Era lui che mandava questo segnale di continuo, ma non c'era scambio di dati. Qua invece ora si vede che si muove, quindi c'è proprio scambio di dati. Anche qua. E anche qua, e poi andando avanti, ora ci sono tutti. Mentre prima invece era tutto fermo, e quindi il problema, vediamo chi può causarlo, una cosa così. Però qui il problema potrebbe essere anche la ROM. Adesso facciamo una prova, togliamo proprio la ROM, vediamo cosa succede. Ok, la ROM ha lo zoccolo un pochino lentino, eh. Qui qualche pin è un po' troppo lasco. Senza ROM lui è acceso fisso. Vediamo un po' come si comporta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non c'è proprio attività, quindi non c'è proprio scambio di dati. È proprio fermo. E questo zoccolo a me non piace per niente. Però per adesso vediamo. È partito. È partito.
Non è partito. Non credo che allora sia un problema di ROM. Ora, anche tenendo la premuta, comunque non è partito. Quindi il contatto qui ora c'è, ma non è partito. Quindi lo zoccolo lasciamolo stare e ci concentriamo sempre su questi due, o il nostro processore. Stavolta non è proprio partito, è tutto fermo. Io forse darei più la colpa al processore, perché mi aspetto che se lui dà dei problemi, comunque il processore qualcosa debba fare. Invece, quando rimane inchiodato, poi dopo non fa nulla. Ok, ora abbiamo messo il mio processore e vediamo. Diciamo che fino adesso non si è bloccato mai. Tutte queste accensioni e addirittura mai una volta che si blocca. Mai. Ora si è bloccato, ma secondo me anche questo dà dei disturbi, perché appena lo tocco un pochino fa questo scherzo. Però se lo accendiamo e non lo andiamo a muovere, non ci sono problemi. Mettiamo qua. Quando provo un pochino a muoverlo, fa questo casino. Io ci metterei qualche cosina qua per filtrarlo, magari qualche condensatore. Però quando lo accendiamo, questa volta è sempre funzionante. Non mi si è bloccato mai all'avvio. E ormai l'ho acceso più di una ventina di volte. Quindi diciamo che un problema, secondo me, l'abbiamo risolto. Ora c'è da risolvere questo, ma, falso contatto di questo interruttore. Se non lo tocchiamo, funziona senza problemi, però quando cominciamo a muovere un po' quell'interruttore lì, secondo me c'è qualche contattino che dà qualche disturbo e poi fa partire tutto il circuito. Ok, dai, una cosa l'abbiamo fatta. Ora andiamo avanti. Vediamo sullo schema l'interruttore. Cosa fa? Allora, l'interruttore ha due condensatori da 10 microfarad che dovrebbero essere questi, e secondo me questi ormai sono belli che andati, quindi li possiamo cambiare. Andiamo a misurarli con questo bruttissimo tester, ma comunque di solito
Per queste cosette va più che bene. Ok, questo sembra buono, 10 microfarad con ESR di 0,50 ohm. Vediamo quest'altro. Sì, ci siamo. Non sono malaccio, pensavo peggio. Però noi ce li mettiamo nuovi. Ci siamo, cambiato questi condensatori, li abbiamo messi un pochino più freschi. Ho aggiunto un piccolo condensatore da 100 nano sulla 5 volt, giusto per togliere un pochino di eventuali disturbi. E adesso vediamo cosa succede. Ovviamente nessuno andrà qui a dare fastidio per provare a spegnerlo, diciamo giocando un po' sull'interruttore per cercare di farlo partire. Però ragazzi, vi posso dire che ora non ci fa più, nemmeno. Ok, adesso stavolta ho fatto proprio, l'ho spento e riacceso proprio al volo. Ovviamente se fa così è normale, perché è come se togliessimo l'alimentazione e subito la ridiamo, quindi lui non ha il tempo di fare poi il reset e tutto il resto e rimane bloccato. Ok, questa volta invece l'abbiamo incriccato. Proviamo di nuovo. Ok. Niente. È proprio questo interruttore un pochino bagarello, eh. O ci mettiamo un condensatore più grande in modo che mantenga anche la tensione anche in caso noi facessimo queste prove per interromperlo, però non sembra che ci faccia sempre questo scherzetto. Direi che ci siamo. Magari gli diamo un'altra pulita. Ci siamo ragazzi. Ok, io direi di richiudere tutto e poi cominciare a provare. Ci mettiamo su. Anche con il suo, come vediamo ora, sembra che non si blocchi più, si resetta sempre, ecco questa volta no. Quindi il suo processore comunque ogni tanto qualche scherzetto lo fa, però ancora è buono. Se lo vogliamo continuare a utilizzare finché proprio non crepa, io direi di lasciare questo e poi sappiamo già dove andare a mettere le mani. Comunque, vedo che è migliorato, eh? Probabilmente anche i contatti, pulendoli, rifacendo le saldature. Di nuovo. Ok. Con questo processore non ci ha fatto mai questo scherzo. Con il suo ogni tanto lo fa. Eccolo di nuovo. Sappiamo quindi che il processore qualche problema ce l'ha. Noi intanto lo segniamo. Con un bel cerchietto per dire questo non è guasto, però comunque è un indiziato. Quindi accendiamo il nostro computer.
accendiamo il floppy. Bene, se spegniamo rimane spento. Si resetta, perfetto. Carichiamo il disco solito di prima, che abbiamo visto funzionare bene, perché purtroppo questi dischetti sono in stato pietoso. Ecco qua la nostra directory. Ok, anche questo andiamo con il solito programma, che è anche corto, perché se cominciamo con il booning non finiamo più. Perfetto, caricato. Quindi anche questo drive è tornato in funzione. Bene, cari amici di RetroFixer, abbiamo finalmente riparato questi due drive. Questo, diciamo, non è stato molto lunga la riparazione, questo un pochino di più, ma nemmeno troppo, eh. Alla fine i problemi bene o male erano questi soliti, però qui avevamo quel piccolo problemino che buono sapersi, come si dice, perché non è facile magari da trovare, soprattutto quando recuperiamo questi drive che non si sa in che stato sono, chi ci ha messo le mani. Quindi a saperla anche questa cosa del transistor, che potrebbe essere direttamente a contatto con la carcassa. E ora sappiamo che quando è collegato con il computer fa quello strano difetto che il motore poi non gira, anche se l'elettronica comunque funziona correttamente. Ora questi tornano dal proprietario e gli dirò che qui manca un via da sistemare, oppure vediamo se lo devo recuperare io. Mentre questo in realtà funziona, non al 100%, ogni tanto rimane luce fissa e motore che gira. Abbiamo visto che il problema è del processore, perché con il mio processore non l'ho fatto mai, ho fatto anche altre prove, è andato sempre alla grande. Con il suo ogni tanto fa questo scherzo, però io direi che finché funziona sfruttiamolo. Poi magari quando non ne possiamo più, magari sappiamo che basterà solo sostituire il processore, che è già zoccolato, e quindi in un attimo facciamo tutto. E allora, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, a noi fa molto piacere, se volete commentate qua sotto. Spero che vi sia stato utile anche per future riparazioni o comunque per vedere delle casistiche anche un pochino diverse dal solito. Vi lascio come al solito tutti i nostri riferimenti qua sotto in descrizione. E per questa riparazione dei due drive 1541 è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Fixer!